Da Cassino, sì. Lazio, sì, sì. Sud Lazio, provincia di Frosinone. Pensa anche delle misure di sicurezza, ecco, che la città ha adottato, mascherine quindi all'aperto, obbligatorie, Green Pass. Mi sembra molto giusto, dobbiamo insistere in questa politica di attenzione, dobbiamo promuovere la vaccinazione, dobbiamo utilizzare il Green Pass dappertutto perché questa è garanzia di libertà. Ecco, lei dove ha letto che c'era questa ordinanza e quindi la sta indossando, quindi se ne è ovviamente accorto che c'era questa ordinanza del sindaco? C'era il cartello nel parcheggio, per cui appena siamo arrivati, abbiamo scesi dalla macchina, c'era il cartello con le indicazioni. Scusate, la mascherina è sempre obbligatoria in tutto il centro storico, grazie. Io amo proprio la Toscana, è la mia regione preferita. E hanno organizzato una cosa proprio bella, veramente bella. Ecco, ha visto, ci sono anche tante misure di sicurezza, voi indossate la mascherina, che è obbligatoria anche se siamo all'aperto. All'aperto. Penso che comunque sia una cosa, un atteggiamento scrupoloso, insomma, anche per favorire queste attività e questi luoghi di incontro, insomma, sono sempre ben graditi, soprattutto per i bambini. Quanto è difficile, ecco, coordinare tutto il volontariato in tutte queste zone? Non è facile, però si fa con una passione forte e tanti non conoscono le nostre regole e l'ordinanza che c'è adesso in vigore in tutto il centro storico, però siamo qui appunto per questo. Ogni giorno c'è circa una ventina di persone addette nelle tre piazze della città del Natale, proprio a questo ruolo, ecco. Oltre 30 i cartelli lungo tutto il percorso del centro storico di Arezzo che ricordano l'ordinanza del sindaco Ghinelli. Nel momento in cui la nostra troupe si è trattenuta nelle zone dei mercatini di Natale, però non abbiamo assistito a nessun controllo di Green Pass a campione, controllo invece scrupoloso per entrare all'interno della casa di Babbo Natale e della casa di Lego. Le persone arrivano, devono esibire il Green Pass e poi c'è l'igienizzante per le mani e tutti devono avere obbligatoriamente la mascherina. Come reagiscono le persone a queste misure? Ma sono molto tranquilli, nel senso sono cose che sono state spiegate, sono recepite benissimo, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Sì. Insomma, siete un po' grandicelli, si va da Babbo Natale. Sempre, la maggiore è Natale anche questa. Come si chiede a Babbo Natale? Ma dopo anni difficili e complicati col Covid, un po' di serenità, poi per il resto. Basta questo. Pensate delle misure di sicurezza che sono state messe in atto, mascherine obbligatorie, Green Pass? Sono giuste per questo momento storico. No, io la penso come lui, è giusto che sia così per noi, per gli altri. Sì, va bene. Poi è molto sicura, ci siamo trovati molto bene. Che ne dice, signora, se vengono rispettate le misure di sicurezza o no? Da quello che ho visto, sì. Sono molto civili gli aretini. Ecco, che ne pensa? Questa mascherina obbligatoria, il Green Pass? Penso che tutto. Mascherina e Green Pass e che i Novax si diano una regolata, perché qui si sta andando veramente male. Poi con la nuova variante ci impauriscono, per cui civiltà, ci vuole civiltà.